Gianni Colacione dal 39esimo congresso di Partito Radicale Transnazionale qui all'Hotel Summit di Roma. Siamo nella terza giornata in compagnia di Paola Cossu, dirigente radicale, membro della direzione di Radicali Italiani e segretaria dell'associazione Impresa e Rivoluzione. Spero di aver detto tutto bene nella presentazione, ma comunque il volto di Paola Cossu splendido lo conosciamo ormai, è già stata nostra ospite per le interviste in passato, e le chiediamo ovviamente come le sembra, se possiamo abbozzare un piccolo consuntivo di questo congresso. Intanto vi ringrazio per avermi invitato come sempre. Secondo me non c'è proprio neanche, veramente, ci sono poche parole per parlare di questo congresso. Prima di tutto è una delle solite cose che Marco Pannella istintivamente ci offre e che meno male noi riusciamo a seguire. Sono invece molto arrabbiata perché dei 930 nostri rappresentanti al Parlamento non si è visto nessuno. Allora, questo la dice lunga su come le intuizioni di Marco Pannella siano 30 anni avanti poi di quello che effettivamente succede, perché il fatto che in maniera così provinciale nessuno abbia raccolto l'invito di un congresso così ricco, dove in 4 giorni si può toccare con mano, si può in maniera profonda capire il disagio, i problemi, la mancanza di democrazia dei paesi nel mondo, ecco, io trovo questo uno scandalo, che non ci sia nessuno dei nostri 930 rappresentanti. Penso anche i senatori a vita. Compreso anche? I senatori a vita. Compreso anche i senatori a vita. Non abbiamo fatto sconti a nessuno. Non abbiamo fatto sconti a nessuno. 930. Quindi la trovo una cosa che i media non se ne occupino ormai, siamo abituati, ma che non se ne occupino i nostri rappresentanti, questo mi sembra una cosa molto grave. Senti, il tenore di come ti sembra, ovviamente qui il congresso del Partito Radicale Transnazionale è un po' come le Olimpiadi, spesso uso dire, ci sono apporti da tutte le parti del mondo, si vengono a scoprire delle cose, delle suggestioni, e poco fa abbiamo intervistato un ospite che veniva dall'Iran, abbiamo conosciuto alcune cose di cui spesso non si parla. Pensi che le tematiche radicali italiane, cioè delle tematiche italiane, possano appunto essere in qualche modo contaminate da questa transnazionalità, del tenore, diciamo, di questo congresso? Io penso che ne possano prendere spunto. Anche noi viviamo un momento di non democrazia, ma non la viviamo soltanto da adesso, noi radicali da molto che la denunciamo. È chiaro che quella ricchezza di cui parlavo dovrebbe andare a completare un cerchio di quello che è il nostro globo, no? E il modo in cui in questo momento, soprattutto in questo momento e parlando del futuro, dovrebbero avere una certa interdipendenza. I problemi nostri italiani sicuramente non sono come quelli del Chad, piuttosto che del Cile, piuttosto che delle bambine vendute in Vietnam ai cinesi, piuttosto che dell'Iran, piuttosto che della Siria, piuttosto, insomma, adesso potrei stare qui a parlare di tutti i paesi che hanno partecipato al congresso. Quello che più mi preoccupa però è il fatto che noi italiani facciamo parte, comunque dovremmo farne parte, di un'Europa che potrebbe andare ad aiutare come continente appunto gli altri continenti che hanno molti più problemi di noi, l'Africa e tutti gli altri che ho appena elencato. Sicuramente questo, come ho detto prima, potrebbe darci lo spunto per affrontare anche le nostre tematiche italiane, no? Nel senso che non so se trovo le parole adatte, i nostri problemi tra virgolette sono un pochino più leggeri, ma come abbiamo visto il fatto che nessuno dei nostri governanti, dei nostri rappresentanti siano venuti qua, ti fanno capire che non c'è neanche una volontà di volerli abbracciare questi problemi, non di aiutarli ma neanche di volerli conoscere. Quindi la conclusione è questa: in questo momento noi in Italia stiamo vivendo un periodo di mancanza di politicamente, di mancanza di futuro, quindi di mancanza di soluzioni, che sono poi le soluzioni che sono legate a quelle dell'Europa, perché dal momento che si fa un'Europa unita, veramente politicamente, con un ministro del tesoro, non un'Europa monetaria come quella che abbiamo adesso, ma un'Europa unita politicamente, saremo forse in grado anche di aiutare le altre popolazioni, cioè quelle che oggi si trovano a raccontarci le nefandezze dei sistemi totalitari o della mancanza di democrazia o della democrazia velata che magari in certi paesi si sta affacciando. Perché stamattina, per esempio, quando abbiamo affrontato il problema delle primavere arabe, è un problema che chiaramente ha bisogno dell'Occidente per cercare, secondo me, di trovare delle soluzioni
democratiche a quelle che si stanno affacciando adesso, che sono quelle dei musulmani, magari moderate, ma che sono dei fratelli musulmani, perché insomma a me mi spaventa abbastanza il fatto che in Tunisia abbiano vinto Fratelli Musulmani, che in Egitto ci sia quello che c'è, che in Marocco ci sia ancora una monarchia. Comunque mi dà da pensare. Quelle popolazioni non sono abituate a una democrazia occidentale del nostro tipo, quindi secondo me avrebbero bisogno del nostro aiuto, dell'aiuto dell'Occidente per portarli nella vera democrazia, non nella democrazia reale. Paola, abbiamo detto nella presentazione che tu sei segretaria anche di un'associazione che si chiama Impresa e Democrazia, dico bene? È rivoluzione, scusa. Siccome non l'avevo mai sentita, ci vuoi illustrare di che si tratta? Questa è una cosa per esempio tipicamente italiana, quindi devo farti un piccolo cappello di entrata. L'economia italiana è fatta per il 98% di piccola e media impresa. Di questo 98%, il 94% è fatto da microimprese, cioè quelle piccole imprese che hanno meno di 9 dipendenti. Se poi vogliamo dare una media esatta, sono 2,4 dipendenti a microimpresa, quindi spesso sono anche microimprese a livello familiare. Queste imprese però sono la spina dorsale del paese, sono quelle che portano avanti la nostra economia. Paradossalmente sono quelle che avvertono più di ogni altra cosa la mancanza di democrazia, hanno spesso a che fare con il ritardo dei pagamenti, quindi con uno Stato fuori legge che non ti paga nel momento dovuto e per cui quindi tu sei costretto a chiudere, perché se non hai l'ossigeno che ti viene dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, dopo 9 mesi e tu hai avanzato dei soldi, lo dico proprio in maniera molto semplice in modo che si capisca, hai avanzato dei soldi allo Stato o a chi per lui e poi però non riesci a rientrare di quei soldi, non riesci più a pagare i dipendenti, non riesci più a pagare i fornitori e devi chiudere. Questo è uno soltanto dei problemi, senza contare che poi abbiamo, come tu ben sai, una pressione fiscale altissima, siamo a livelli veramente, loro dicono il 43% come media, ma calcolano la media europea, perché io essendo una piccola imprenditrice so che andiamo oltre il 63%, quindi con una pressione fiscale dell'oltre il 63% è chiaro che anche chi si lamenta del fatto che le microimprese non crescano si devono mettere l'anima in pace, le microimprese non possono crescere perché non gli rimane niente poi per reinvestire. Allora mi è sembrato giusto fare un piccolo organismo che protegga, che ascolti i problemi di questi piccoli imprenditori, perché oltretutto se quando si parla sempre del nord produttivo, io vorrei ricordare che la maggior parte dei suicidi per questo tipo di problema, cioè per fallimento di piccole aziende, è al nord, non è al sud, perché lì dove le piccole e medie imprese sono più forti, quindi c'è proprio disperazione. Il piccolo imprenditore non ha un organo che li difenda, mentre il lavoratore ha la cassa integrazione, fatto in deroga, eccetera, eccetera, il microimprenditore chiude la CLER, rimane pieno di debiti, deve pagare Equitalia e non c'ha nessun ammortizzatore sociale. Equitalia, a cui hanno messo una bomba proprio ieri, tra altre cose. Io sono convinto sempre più che la piccola impresa è lui che conosca la concorrenza, è in qualche modo il gioco del capitalismo in Italia, perché ogni giorno si deve inventare qualcosa per poter sopravvivere, però i grandi numeri gli ammortizzatori sociali o i media stanno sempre appresso alle grandi imprese. Assolutamente sì, per quello dico, il fatto che non siano difesi da nessuno fa sì veramente che si arrivi a un punto tale in cui questi microimprenditori sono tanti, perché sul 98% sono il 94%, sono quelli che danno occupazione, sono quelli che pagano le tasse, sono quelli che supportano il nostro sistema economico. Io dico, possibile che non si facciano, adesso Monti ha promesso che si faranno delle misure per la crescita, le stiamo aspettando, quelle misure per la crescita devono essere fatte per le misure della crescita per la piccola e media impresa. Non sempre ai soliti noti, perché col fatto che ci sia questo, lo dico in maniera semplice, ma si chiama in maniera tecnica il credit crunch, cioè la piccola impresa che va in banca e non gli prestano i soldi è una microimpresa che è destinata a fallire, e siccome i soldi vengono prestati sempre ai soliti noti è normale che le piccole imprese non abbiano accesso a questo credito, e questo è uno dei problemi più gravi. Poi ce ne sono altri, c'è la giustizia lenta, c'è le infrastrutture, c'è il fatto che tu non riesca ad avere un appalto come tutti gli altri, perché gli appalti non sono trasparenti, quindi sono sempre i soliti noti che riescono ad avere gli appalti. Quindi, come dici tu, il piccolo imprenditore è colui che deve reinventarsi ogni giorno, come faccio io ogni giorno con la mia piccola impresa, si deve reinventare il lavoro, si deve reinventare le commesse, si deve reinventare un modo per fare occupazione e deve lavorare. È colui che arriva prima in fabbrica o in ditta o nella sua piccola impresa, va via la sera molto tardi e va via col mal di testa perché non riesce a dormire.
Quindi mi è sembrato giusto fare una piccola associazione radicale che si occupa di IVA per cassa, certamente, si occupa di IVA per cassa, si occupa di una serie di cose che sono veramente i problemi dei nostri microimprenditori. C'è un sito ovviamente? Certamente, www.impresarivoluzione.it. Impresa è rivoluzione. Allora, l'associazione si chiama Impresa è Rivoluzione, perché il nome è stato coniato da Marco Pannella, quel gran genio. Esatto, e invece il sito, siccome per questioni proprio di sito bisognava scriverlo senza l'accento, allora Impresa Rivoluzione, senza la E. Impresa Rivoluzione, www.impresarivoluzione.it. D'accordo Paola, ti ringraziamo tantissimo per la tua cortesia, e ti auguriamo buon congresso, e ti facciamo i complimenti ovviamente per questo splendore che possiamo apprezzare, e a presto su questi schermi a cui daremo presto un nome, un sito, è un po' una cosa in evoluzione, ma per il momento spariamo tutto nel web. Allora io vi ringrazio tantissimo e sono molto contenta che abbiate realizzato questa iniziativa, perché la trovo importantissima. Il web è il futuro, voi state appena cominciando ma avete avuto un'intuizione molto 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 avanti, come dico. Grazie. Grazie. Ciao, ciao, grazie ancora.